Vita in Diretta e benvenuta alla Vita in Diretta a Loredana Cannata insieme alla nostra Federica De Denaro. Buon pomeriggio. Ciao Lamberto. Ciao, ciao Loredana. Ciao Lorena. Ciao. Che bel taglio. Allora, scusa? No, che bel taglio di capelli, dicevo. No, era un complimento estetico, grazie, molto semplice. Grazie. Allora, io e Loredana non ci vedevamo da qualche tempo, perché era dai tempi di Ballando con le stelle, 2005-2006. Lei aveva i capelli corti in quel periodo e io lunghi. Infatti è la prima cosa che ci siamo detti. Abbiamo fatto uno scambio di look. Così va la vita. Siamo guardate qualche secondo prima di... Così va la vita, esattamente. Sì. Soprattutto quando si parla di donne, Lamberto. Ahimè, pensiamo anche a queste perché cose frivole noi. Dobbiamo. Allora, Loredana, appunto, io l'ho conosciuta all'epoca di Ballando con le Stelle e in quel periodo ci siamo anche frequentate per via appunto dei collegamenti in diretta. Sì. Un minimo quindi posso dire di conoscerti. La cosa che mi ha molto colpito di te è che hai una tua sensualità intrinseca, cioè proprio tua, al di là di come ti vesti, di come ti comporti, però allo stesso tempo un carattere che io definirei completamente maschile. E adesso vengo anche a spiegare. Intanto dimmi, è così? È così, è assolutamente così, brava. E vi spiego anche perché. È una delle pochissime attrici che ho intervistato molto spesso completamente struccata, completamente vestita, molto spesso in maniera con anfibi, magliette, jeans, cioè un look fra l'aggressivo e il maschile, appunto. Poi magari mentre chiacchieri con lei a un certo punto tira fuori il suo tabacco, si fa una sigaretta come gli uomini di una volta, gli uomini insomma, così prendi, fai. Però allo stesso tempo, se poi uno va su internet e guarda il tuo sito ufficiale, ci sono delle foto in pose sexy e dichiari di non assolutamente di stare a tuo agio nuda, sia sul set che sui servizi fotografici. Chi è Loredana Cannata, insomma? È tutto ciò, è tutto quanto. E tu confermi tutto, spiegaci confermo meglio. Tutto. Ma io credo che ognuno di noi abbia una parte maschile e una femminile, e in realtà poi la società non fa che indirizzarti di più verso l'una o verso l'altra e farti anche truccare dall'una o dall'altra. Io una volta ho lavorato su un personaggio maschile, dovevo interpretare un ragazzo che poi si sarebbe travestito in donna, e ho scoperto che per truccarmi da uomo ci mettevo lo stesso tempo che per truccarmi da donna, e quindi queste due anime secondo me sono importantissime per l'equilibrio di una persona. Il bracciale che porti è quale delle due anime? Maschile? Beh, perché quella cosa è una cosa da Harley Davis, l'ho riconosciuta, quella quindi è la tua anima maschile, appunto. Questa è la mia anima maschile, che però ha acchiappato anche quella femminile, anzi questa forse prende e lega tutte e due le parti. Come del resto è successo durante Ballando con le Stelle, perché facevi dei balli super sensuali con Samuel Peron, siete arrivati se non erro in semifinale, finale, sì, insomma finale. Siete arrivati molto avanti, però non ti sei fatta mai dominare, addirittura litigando. Guarda, è stata un'esperienza, noi abbiamo litigato durante la finalissima del 6 gennaio, cioè mentre c'erano milioni di telespettatori, noi per i corridoi ci stavamo ammazzando, ma entrambi perché comunque volevamo fare bene e perché abbiamo due caratterini. Senti, in prova c'è ancora Prof 3, sei una delle protagoniste, io direi di vedere la clip e poi mi dici se lì intanto hai litigato con qualcuno, se ti sei trovata a tuo agio, vediamola. No, era mio dovere aspettare la polizia. Gliel'ha detto la professoressa Moretti quello che è successo o no? Ma me l'ha detto così, passando, senza neanche fermarsi a spiegare. Preside, mi dispiace, ma ero con i ragazzi e poi ero molto turbata. Sì, è colpa sua. È stato davvero terribile. L'avevo provata, non so, posso offrirle qualcosa al bar? Ecco, allora io me ne vado, eh? Arrivederci, ciao. Ciao. Un aperitivo? Un aperitivo. Allora,
Hai litigato con qualcuno pure perché ti sei inserita in un'edizione nella terza, quindi sei arrivata in corsa, è andato tutto bene? È andato tutto benissimo, anche perché c'era una troupe, un clima straordinario, e questo si dice sempre, ma questa volta era vero, e quindi mi sono ammazzata dalle risate. Poi ho lavorato con questi ragazzi, i ragazzi della classe, che sono meravigliosi, erano dei ragazzi e degli attori straordinari, per cui ridevo, scherzavo, insomma lì di litigate niente. Tu sei una professoressa un po' particolare in questa fiction, perché... Sì, perché mantiene un po' il dialogo tra le generazioni, quella che un po' aiuta e difende gli studenti nei confronti di questo preside che a volte è un po' troppo severo, e quindi è una professoressa simpatica. Ce ne vuole a questo una scuola. Proposito, com'eri tu come studente, come studentessa? Ah, io ero bravissima perché prima di tutto mi interessava, mi piaceva imparare, e poi avevo uno scopo nella vita, fin da piccola, fin dalle elementari, io dovevo andar via per diventare un'attrice. Dalla Sicilia? Sì, per diventare un'attrice, quindi studiavo, io alle superiori studiavo perché non volevo perdere nessun anno ancora in più di scuola. E ritardare quindi l'inizio di questa avventura. Quindi che tu volessi fare l'attrice l'hai deciso veramente in età... 6-7 anni. 6-7 anni? E lo dicevano tutti. E non ci credeva nessuno. Immagino, a quell'epoca. E dicevano tutti che ero pazza, che i sogni poi alla fine non si realizzano. Io pensavo, intanto ho smesso di dirlo perché ho detto vabbè, credo che gli attori non sono persone venute da Marte o da Venere, insomma sono persone che ci provano e spesso ci riescono. E tu ci sei riuscita. Io inizialmente, a inizio intervista, ve l'avevo detto che era una donna particolare, determinata, bella, ma insomma molto grintosa. E già a 6 anni aveva deciso cosa voleva fare nella vita e c'è riuscita. Quindi insomma tutto si chiude, il cerchio si chiude, direi. Grazie di essere stata con noi, noi ti seguiamo insieme appunto a Veronica Pivetti, Enzo De Caro e tutto il resto del cast, in prova c'è ancora Prof 3. Grazie. Grazie, un grazie saluto Loredana, Lamberto. Grazie. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Lorena, tu cosa volevi?